Buongiorno Marche. Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV e di Radio Center Music, la rassegna stampa dei giornali marchigiani dalle 7 alle 9, poi dalle 9 alle 12 circa, la versione parliamone con il nostro Franco Grasso, gli approfondimenti, gli ospiti in studio, tanti tanti argomenti che questa mattina solamente lanceremo tramite il mezzo della carta stampata, dei siti internet nazionali ed internazionali. Da parte di Maurizio Socci, buongiorno, ben ritrovati. Andremo di corsa come di consueto questa mattina, abbiamo ormai l'ospite in versione ufficiale, lo vedete alle mie spalle, non più solo la maglietta ma anche i pantaloncini e i calzettini. Perché il completo e non la semplice maglia? Perché il completo fa la differenza, il completo che dimostra il tricolore, lo scopo della muta con la quale la Macerata All Star sfiderà la Nazionale Cantanti il 17 di aprile, questa domenica, all'Elvia Recina di Macerata, partita di beneficenza. Saremo in campo anche noi di ETV e di Radio Center Music, all'azzurro dunque della Nazionale Cantanti, come documenta anche il nostro sito www.tvmarche.it. all'azzurro della Nazionale Cantanti, la divisa tricolore, il verde, bianco e rosso della maglia della Macerata All Star. Lo scopo della partita è benefico, lo ricordiamo, 5 euro, basta poco che ce vo', domenica all'Elvia Recina di Macerata noi ci saremo, speriamo che ci sarete anche voi. Ex metro, primi crolli, tromba d'aria, cadono le transenne, molti danni in centro, tromba d'aria che ha colpito la regione Marche, in particolare il capoluogo regionale, non questa notte, ieri notte, tra l'altro ha scoperchiato anche la casetta da giardino della mia piccola Rosa, che è rimasta scioccata, però adesso la ricostruiremo. Veramente forte il vento che ha colpito il capoluogo regionale, nelle conseguenze le trovate anche sui giornali di oggi. Una barca è affondata nella zona del Mandracchio, abbiamo le immagini di questo, abbiamo le immagini anche dell'ex metro, la nostra linda cittadina ha effettuato un sopralluogo nell'area del cantiere del Metropolitan, tutto questo tra pochissimo. Questa era l'apertura per il Carlino di Ancona. Messaggero, edizione Marche, alluvione, subito i fondi alle Marche. Ieri la manifestazione del Partito Democratico per contestare la cosiddetta tassa sulle disgrazie e modificare, soprattutto quello l'obiettivo, il decreto mille proroghe. Anche Bersani, Di Pietro e Casini alla sit-in di protesta a Montecitorio. Al termine della sit-in c'è stata una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Bersani, Di Pietro e Casini, appunto. Tutti e tre i leader politici nazionali hanno speso parole in favore della regione Marche. Questa è una notizia, tra l'altro, che chi ha seguito il telegiornale ieri alle 19.20 o alle 20.20 o questa mattina subito prima della nostra trasmissione avrà letto nei titoli, perché è una notizia tra le principali che abbiamo dato anche ieri sera. Questo era il Messaggero Marche, l'apertura. Cambiamo zona e cambiamo giornale, andiamo all'apertura del Corriere per il Pesarese ed il Fanese. Poi anticiperemo altre notizie, c'è già chi giustamente ci chiede che cosa ha fatto l'Ancona. La risposta la do subito, la trovate già sul sito www.tvmarche.it e anche tra poco in uno dei banner in sovraimpressione. Questo è dedicato alla partita di cui vi abbiamo già parlato, eccola qua, di Macerata domenica. Cuore Ancona invece battuto il Metauro, si torna in vetta. La notizia, ecco, la approfondiamo tramite www.tvmarche.it. Cuore Ancona battuto il Real Metauro, un gol di Cercaci alla fine del primo tempo riconsegna all'Ancona il primato in classifica. Battuto il Real Metauro al Mancini di Fano per 1-0. Ora c'è tempo di recuperare energie con la sosta, la differita integrale della partita questa sera alle ore 23.30 su ETV. Sì, 23.30, non erravo. Mancava, dicevamo, il Corriere Pesarese, solo l'apertura per ora. Eccola qua, i medici contro Marche Nord. Che cos'è Marche Nord? È l'azienda sanitaria che dovrebbe sorgere per quanto riguarda il Pesarese. Contestata la recente riorganizzazione della, come si chiamava, zona territoriale 3. Sale
la temperatura del dibattito a proposito delle questioni della sanità. Questa è la notizia giudicata principale dal Corriere Pesarese ieri. Torno ora sui giornali marchigiani, abbiamo dato solo le aperture, facciamo tutta la prima pagina. Ora alluvione, eravamo al Messaggero Marche, così e con questa notizia abbiamo aperto la nostra rassegna stampa. Subito fondi alle Marche, anche Bersani, Di Pietro e Casini al sit-in di protesta a Montecitorio. La manifestazione del Partito Democratico per contestare la tassa sulle disgrazie e modificare il mille proroghe. Il taglio centrale verso le elezioni, valanga di candidati, si limano le liste. Abbiamo già detto che sono tanti i comuni, oltre che la provincia di Macerata, chiamati alle urne. Provincia di Macerata, comune di San Benedetto, comune di Fermo, eccetera, eccetera. Taglio basso, morso della vipera, muore agricoltore, è successo a Santa Vittoria in Matenano. Domenico Vittori aveva 73 anni, un caso rarissimo, lo spiega il tossicologo. Tenta di andare con l'auto in ospedale, ma lungo il tragitto si sente male. Una vipera dunque uccide un marchigiano. È mai possibile ancora oggi morire per il morso di una vipera? Lo considero un fatto eccezionale, ma purtroppo è possibile, commenta Massimo Loria, primario del pronto soccorso del Mazzoni di Ascoli ed esperto tossicologo. È successo a Santa Vittoria in Matenano. Macerata contatta in chat la ragazzina e le chiede foto hard. Va a processo. L'aggancio della ragazza è avvenuto online. Poi Civitanova, violenza sessuale su operaia, emergono due nuovi testimoni. La violenza sarebbe avvenuta a Civitanova durante il lavoro. Queste le notizie anche di cronaca che trovate sulla Messaggero Marche. Intanto si sono accumulati diversi sms, io mi permetto di dare la prima pagina nella sua globalità anche del Carlino di Ancona, poi torno da voi. Ex metro, primi crolli, tromba d'aria, cedono le transenne, molti danni in centro per il maltempo di ieri notte. E poi l'allarme, raid dei ladri nelle villette di Sirolo, tre colpi in una notte con la gente che dormiva in casa, rubata anche un Audi A4 ad una donna, presi un fucile e monili d'oro. Il PD nazionale blinda il sindaco, notizia di politica, sia la nuova maggioranza con l'UDC, ma restano anche i dipietristi. Questo quanto sarebbe arrivato da Roma. Ricordiamo che c'è in questo momento una sorta di derby tra Partito Democratico regionale, che si specchia sulla linea nazionale, e Partito Democratico anconetano, che non vorrebbe più avere a che fare con l'Italia dei Valori di David Favia. Un imprenditore, mollo tutto, chiedo aiuto alla Tunisia, chiaramente la provocazione di un imprenditore marchigiano, ne parleremo. E poi Falconara, il professor Morelli verrà sospeso entro Pasqua. Continua a far discutere questo professore, il consiglio straordinario di istituto ieri ha affrontato il caso, a sospenderlo potrebbe essere il dirigente Franciolini, dopo essere stato allontanato dal liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona per incompatibilità ambientale. Questa la dicitura, il trasferimento a Falconara dopo alcuni mesi, anche qui le problematiche. Dal Corriere Anconetano, parto e fuga dal Salesi, la cronaca in primo piano, si allontana subito dopo aver dato alla luce una bimba abbandonata dalla madre nello stesso giorno della nascita. È la triste sorte toccata ad una bimba partorita martedì mattina da una donna dell'est Europa ricoverata al Salesi. La mamma è uscita e ha fatto perdere le sue tracce. Queste sì che sono notizie degne di attenzione, di tanti tanti messaggi. Se avete piacere scriveteci. Ma il tempo, ancora no alle tasse, un corteo a Roma per dire no alla mille proroghe. Poi la chirurgia, tumore al seno, altra eccellenza a Torrette, notizie che trovate in cronaca di Ancona. Taglio basso, il PD cerca di aggirare lo scoglio Favia, trattative con UDC e SEL, ma anche con una parte dell'IDV. Il caso finisce anche a Roma, mentre nelle segrete nazionali si verifica il da farsi, ad Ancona si procede. Il segretario PD Perilli ha avviato le consultazioni per la nuova maggioranza con UDC, SEL, PSI, Letizia Perticalori e Andrea Quattrini. Non con l'IDV, per quanto ora si distingue tra David Favia e la parte di partito che si smarca dall'onorevole, perché una parte che si smarca da Favia c'è, lo hanno detto anche alcuni messaggi poco fa.
L'Ancona poi che vince ancora e si riprende la vetta, ne abbiamo parlato. Dal Corriere Adriatico per Ancona e Provincia al Corriere Adriatico per Macerata e Provincia, svolta sulle concessioni. I bagnini possono sperare, ma torna l'incubo Mareggiate. Siamo a Civitanova, come detto, uno spiraglio sul fronte delle concessioni. È possibile un'uscita dall'incubo della Bolkestein? Cos'è la Bolkestein? È una legge di livello europeo secondo la quale le concessioni, quelle della spiaggia per esempio, vadano rimesse in discussione, rimesse all'asta. Uno spiraglio contro la Bolkestein. La battaglia vede uniti i bagnini e i titolari dei cantieri. Intanto a Porto Recanati le mareggiate tornano a far danni. Si riaccende allora la polemica. Taglio centrale, Corriere Maceratese, foto hard in cambio di ricariche, la trappola online nei confronti di una ragazzina. Fortunatamente l'inchiesta ha portato i suoi frutti. Crisi superata, la maggioranza va avanti. 5 assessori, siamo a Porto Recanati, taglio basso, Corriere Adriatico. 5 assessori rassegnano le dimissioni al sindaco, poi lo strappo viene ricomposto. Il sindaco Ubaldi riesce a far da pace. Lavorano bene, la crisi è superata. Macerata inciampa sull'orgoglio Sisley. Parliamo anche di volley. Treviso si aggiudica gara 3 al tie break. Clamorosa distrazione della Lube, sconfitta al tie break tra le mura amiche dalla Sisley Treviso in gara 3. Era il match point per la Lube, che poteva mandare a casa Treviso, e invece tra le mura amiche del Fonte Scodella è arrivata questa inopinata debacle. Alluvione, il governo non penalizzi le Marche, ne abbiamo parlato, tassa sulle disgrazie. Anche Bersani, Casini e Di Pietro hanno partecipato ieri alla manifestazione di protesta del Partito Democratico, sit-in a Montecitorio. Fabriano, parliamo dell'Antonio Merloni, sono ore decisive per la Ardo perché oggi è previsto il verdetto sulle garanzie economiche di iraniani e cinesi per l'acquisto. Si chiedeva poco fa un messaggio, ma perché tutta questa attesa, tutta questa ansia che ci fanno venire? Proprio perché si vuole vagliare bene in quale mani mettere la Ardo. È vero che ci sono delle offerte, ma sono concrete? Sono vere? Sono serie? Se risponderà tutto questo nella giornata di oggi. Iesi, ora, una buona notizia. Dal consuntivo spunta un tesoretto. Il rendiconto si chiude con un avanzo, pensate un po', di 500.000 di euro. Risorse che saranno investite in diversi progetti del comune di Iesi. Da Iesi a Senigallia, autostrada chiusa, è un vero caos, ma il sindaco Mangialardi non fa dietro fronte. Il traffico aumenterà, ma non ci saranno deroghe. Bisognerà, insomma, avere pazienza per una settimana. Lo ricorda anche il nostro sito di riferimento per quanto riguarda la viabilità, autostrade.it. L'entrata e l'uscita di Senigallia sono chiuse perché? Perché si sta spostando fisicamente il casello di circa un chilometro. Questo per agevolare il traffico anche da e per la città di Senigallia. Tra una settimana, quindi il 21 di aprile, tutto tornerà nella normalità. Da Senigallia a Fano, la cronaca, rapina in banca, ma il bottino è magro, pensate, solo 100 euro. Il volto del rapinatore, tra l'altro, è stato pure ripreso dalle telecamere. E poi omiccioli, sempre nel fanese, caos viario per lavori inspiegabili. Eliminato il passaggio pedonale rialzato, incidente tra un ciclista ed un autobus. Questo per quanto riguarda il Corriere pagina 15. Porto Recanati, un giallo poi subito chiarito. Giunta deserta, ma è una crisi lampo. 5 assessori rimettono le deleghe. Ci siamo sentiti sfiduciati, però dopo il sindaco Ubaldi ricuce tutto, li ho censurati ma nessuna dimissione. Lavorano tutti bene, ho recuperato lo strappo. Da Civitanova a San Benedetto, parliamo di politica, corsa contro il tempo per depositare le 22 liste. Arriva Beppe Grillo per lanciare la Ferritto, poi la Carfagna, Casini e Franceschini. Il libraio Girolami passa dalla destra a Rifondazione. Sorpresa Rosini, insomma, per scongiurare il rischio esclusione, i maggiori partiti fanno nottata già da domani per comporre al meglio le liste elettorali. E poi la cronaca dall'Ascolano, pensate un po', agricoltore ucciso dal morso di una vipera, è una cosa rarissima.
Lo ha detto anche il responsabile del Mazzoni dell'ospedale di Ascoli, un evento più unico che raro, lo ha detto il dottor Massimo Loria. È deceduto l'uomo in ospedale dopo 3 giorni, aveva 73 anni, stava lavorando nei campi quando è stato morso, 3 giorni di agonia e poi purtroppo la morte. Questo per quanto riguarda le notizie legate alle pagine interne. Recuperiamo anche il primo piano del Corriere Pesarese: i medici contro Marche Nord, contestata la recente riorganizzazione della zona territoriale 3, proposto un referendum addirittura sul progetto di ospedale unico. Taglio centrale: l'asset vince l'appalto del gas in associazione con altre 2 aziende, Multiservizi aveva offerto di più, salvi i posti di lavoro e questo soprattutto è ciò che conta. La cronaca: piromane in manette, arrestato dopo aver dato fuoco ad un'auto, è successo a Pesaro. Quindi Fano, ne abbiamo parlato, colpo in banca, magro il bottino. Quindi lo sport: Scavolini ad Ancona sognando i playoff, ieri l'allenamento, sabato il derby. Allenamento al Pala Rossini ieri per la Scavolini Siviglia in preparazione della partita di sabato sera contro la Fabischius Montegranaro. E poi lasciato Dax che va a segno, volley a 1 femminile dopo aver vinto la Coppa CEV, cioè la Coppa UEFA del volley femminile, ancora una vittoria per le ragazze della Shadow Dax di Urbino. Poi il Fano che va a Chieti senza Amaranti, una tegola per i ragazzi del Fano. Siamo in chiusura, Inter game over, non farà piacere al nostro collega Franco Grasso questo titolo, però è così. Nerazzurri KO 2-1, Schalke in semifinale contro il Manchester United. La battuta finale spetta a Gene alla sua rompipallone, Carlo Ancelotti distrutto dopo l'eliminazione in Champions, ieri sera ha cenato solo 3 volte. Simpatico Gene, ma effettivamente Carletto se ne andrà dai Blues, probabilmente andrà alla Roma, staremo a vedere. La maglia alle mie spalle ricorda che domenica saremo tutti in campo con la nazionale cantanti, Morandi, Belli, Ramazzotti contro Carancini, sindaco di Macerata, il vescovo Giulio Dori, ci saremo anche noi, saremo in campo, ci sarete soprattutto, me lo auguro, voi, perché la partita avrà un ricavato in beneficenza, quindi è importante partecipare, 5 euro, basta poco che ce vo', tutti all'Elvia Recina di Macerata domenica alle 14:30. Da parte di Maurizio Socci è tutto, linea Franco Grasso, buongiorno Marche, parliamone, state con noi.